Buongiorno bambini, voi sapete che mi piacciono tanto gli animali e non solo il cane, il gatto, il criceto o i vari uccellini che si possono vedere intorno a noi e piano piano vorrei condividere con voi anche la passione, il cercare di scoprire tante cose nel mondo piccolo piccolo che ci circonda. E questa volta lo facciamo con un animaletto insolito che ci troviamo tutte le primavere nei nostri balconi. In questi giorni abbiamo imparato a riconoscere il Groupon e avete visto che tra i personaggi delle filastrocche, comunque dei disegni, c'è sempre un ragno. In genere il ragno non ci ispira grande passione, però c'è un suo cuginetto che è buono, innocuo e anche utile. E adesso vi faccio vedere la ripresa che ho fatto sul mio balcone. Se guardate il pavimento del balcone o anche il muro, scoprirete che ci sono tantissimi ragnettini rossi che corrono di qua e di là, vivaci, veloci, quasi senza un motivo. Guardate invece cosa succede quando sono all'ombra. Camminano lenti, lenti, tranquilli. Eh sì, sembra proprio che al sole si ricarichino le loro batterie. Quando arriva la primavera, le giornate sono più tiepide, sui muri e sui pavimenti dei vostri balconi abbiamo detto che potete vedere questi simpatici e allegri animaletti rossi. Prima ho scritto e vi ho detto che sono cugini dei ragni, infatti non sono veramente dei ragni, hanno un nome un po' particolare, sono degli acari, ma non come quelli della polvere, che sono sporchi, sono acari buoni. Il nome scientifico di questo, chiamiamolo ragnetto ancora, è un po' difficile da ricordare ed è Balaustum murorum ed è un nome molto poetico se sappiamo che cosa vuol dire. Il Balaustum è il nome del fiore del melograno, che è un meraviglioso fiore rosso, e quindi questo ragnetto l'hanno immaginato come il fiore rosso dei muri. Perché sì, sembrano come dei piccolissimi fiorellini rossi che si muovono, come avete visto, sui pavimenti dei balconi e sui muri dove c'è il sole. Non si avvicinano all'uomo, girano alla larga, non sono talmente piccoli che sono spaventati e non entrano in genere nelle case, non mangiano le foglie, anzi loro sono proprio buoni perché mangiano gli altri acari che sono cattivi e mangiano anche un'altra cosa che adesso ci farà un po' storcere il naso, perché mangiano le cacchine, gli escrementi degli uccelli, quelli che cadono sui pavimenti dei balconi, loro le vanno a mangiare, quindi sono un po' degli spazzini. Mi raccomando, attenzione a non schiacciarli, perché dentro di loro c'è un liquido rosso, che è quello che li fa diventare rossi, che non è vero e proprio sangue, però macchia. Quindi se lo schiacciate con un dito non c'è problema perché vi potete lavare le mani, ma sui vestiti rimane il segno, quindi cerchiamo di non dar fastidio a loro perché loro non ne danno a noi. Li potrai vedere solo per pochi giorni all'anno perché amano le temperature della primavera. Infatti loro quando è inverno e fa troppo freddo, quando è estate e fa troppo caldo, si rifugiano nelle fessure, nei buchini dei muri dove cercano di ripararsi. E ora vai a cercarli e ad osservarli come si muovono. Poi
completa lo schema che trovi più avanti con le informazioni che hai imparato sia guardando queste immagini che dalla tua osservazione dal vivo.